Ragazzi, eccoci qui. Oggi applichiamo i nail patch Ready to Go Art della Kiko. Questo è il numero 03 ed è il Toe Place. Per applicarli io utilizzo ovviamente i nail patch, una lametta, questa di carta va benissimo, e un piano. Io uso questo qua di plastica che, anche se comunque non sporcano. Vediamo quindi cosa c'è all'interno della confezione. All'interno troviamo quindi questo che è lo scotch poi per richiudere la plastica con dentro i nail patch, il libretto di istruzioni e ovviamente i nail patch. Vediamo come si applicano. Apro quindi la mia confezione, tiro fuori i miei nail patch, adesso poi vado a capire come si dice. Dovrei riuscirci senza fare disastri. Ok, perfetto. Ecco, qui provo le varie misure perché ce ne sono un po' di più grandi e di piccolini, quindi bisogna vedere poi qual è quello che va meglio per le nostre unghie. Per ogni striscia di nail patch ce ne sono 8 pezzi. Quindi poi abbiamo, diciamo, eventualmente la scorta. Se ci si stacca quella del mignolino, si può utilizzare tranquillamente, se ce n'è avanzata una grande, si può utilizzare quella tagliandola e dandogli la forma necessaria. Quindi io tolgo la pellicolina di protezione, tiro il mio nail patch, stacco la parte che ho utilizzato, diciamo che c'è in eccesso, incolla parecchio sulle dita. E vado ad applicarla cercando di stare abbastanza vicino alle cuticoline. Ovviamente non vado sopra le cuticole, però cerco di stare comunque il più vicino possibile. Ok, poi premo e striscio verso il basso. Se si formano delle grinze è sufficiente alzarlo e poi ripassarlo perché comunque tiene benissimo, non crea assolutamente problemi. Ora c'è la mia parte in eccesso. Adesso comincio a premere bene i bordi e spingo verso il basso la parte in eccesso dello smalto. Ok, e cerco col dito comunque di premere bene. Con la limetta faccio giusto un paio di passate veloci per tagliare, diciamo, la parte in eccesso. E tiro via, elimino quindi la parte rimasta. Poi passo ancora il dito giusto per premere bene, la parte che c'è in fondo sul bianco dell'unghia. Perfetto, e una è stata applicata. Passiamo quindi all'indice adesso. E riprovo la dimensione del mio nail patch. Rimuovo sempre la pellicolina di protezione in superficie. Prelevo il mio nail patch. E lo vado ad applicare. Ecco, in questa fase vi consiglio comunque di premere bene perché aderisce bene e subito lo smalto, quindi l'ideale è premere molto bene in questa fase. Piego la mia punta. Passo la mia lima per eliminare l'eccesso. E stacco. Poi vado a sistemare i miei bordi comunque con la limetta, ecco, in questo caso sistemo gli eccessi vari.
Questo è il risultato finito della mia prima mano. Adesso inizio con la mano sinistra. Qua, risultato finito. Cosa penso di questo prodotto? Lo trovo un valido alleato se si ha poco tempo, perché comunque in 5 minuti viene applicato, è già asciutto, quindi non c'è problema. È comodo, l'effetto ovviamente è quello di una nail art complessa che in 5 minuti non si riesce a fare, quindi lo trovo veramente interessante. Vi mostrerò poi in un video magari la durata di questo prodotto dopo 1 o 2 settimane, se resiste. Ciao ragazze, iscrivetevi, un bacio e alla prossima! Grazie.